Come si è svolto il torneo di Flesh and Blood a Roma? Quali sono stati gli eroi che hanno prevalso durante l'evento? E perché è importante partecipare a questi incontri organizzati dalla community? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In data domenica 20 marzo 2022 si è tenuto un torneo di Flesh and Blood formato Blitz davvero interessante in quel di Roma. L'Arcadian Food è stato l'epicentro dove gli scontri hanno avuto luogo durante tutto l'arco della giornata e presenti in loco ci sono stati anche Pietro Arc del canale YouTube Flesh and Blood Italia e Stefano The Iron Worker del canale Viola Fab Workshop che hanno commentato attivamente ogni singolo combattimento. Il sottoscritto invece si è occupato delle interviste tra un match e l'altro, ponendo domande sul perché della scelta dell'eroe che si è giocato, il motivo di alcune dinamiche particolari che hanno incuriosito durante la partita e altri quesiti sui generis. In descrizione vi lascerò ogni link di riferimento che vi riporterà a ciò che è accaduto durante l'evento. Prima di iniziare, piccola informazione di servizio. Grazie al lavoro congiunto che ha visto collaborare Claude Arcano, che ringrazio infinitamente per lo splendido operato che ha svolto, e me, da oggi sarà disponibile per l'intera community il canale Telegram di Flesh and Blood Italia, dove ogni singolo combattente in erba potrà ricevere risposta ad ogni dubbio riguardante il gioco, ponendo i propri quesiti ai veterani già presenti nel gruppo. Anche qui, in descrizione, troverete il link di invito per poterne entrare a far parte. Vi aspetto numerosi. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Ed ora scopriamo assieme cosa è successo nel torneo di Roma in questo video racconto dell'evento. Andiamo a dargli un'occhiata. Abitando all'Aquila, ho dovuto personalmente percorrere l'A24 per arrivare nella capitale, dove come sempre la magnifica cornice dell'Arcadian Food ha ospitato l'intero evento organizzato dal Keyforge Network in collaborazione con il Golden Store Talenti di Roma, dove 10 combattenti hanno dato spettacolo affrontandosi in sfide piene di colpi di scena. Il torneo si è svolto interamente in formato Blitz e ci sono stati 4 turni di Svizzera seguiti da una top 4 dove Prism, utilizzata da Dammat, ha dovuto lasciare il posto a Viserai, utilizzato da Emanuele Fugliano, mentre sul fronte opposto la seconda semifinale ha visto Kassai, utilizzata da Andrea Noviello, prevalere su Chan, utilizzato da Daniele Frattarelli. E dopo una giornata passata interamente a guardare scontri senza esclusione di colpi, Andrea Noviello, con la sua Kassai, si è aggiudicato il primo posto, portandosi a casa il playmat e la carta Cold Foil dell'eroe Blitz Islander. Ma non sono mancate occasioni di giocare personalmente a Fab, testando uno dei mazzi Blitz che sicuramente porterò sul canale. Infatti, grazie anche al preziosissimo aiuto di Valerio Medori, il proprietario del Golden Store, ho potuto provare in gioco l'efficacia di Dorintea e presto arriverà un contenuto dedicato dove ne parlerò più nel dettaglio. Personalmente mi sono trovato benissimo. Sportività, educazione e sana competizione sono stati i cardini principali di questa bella domenica passata in ottima compagnia. L'aver rivisto Matteo Pirisi, Daniele Frattarelli e Dammat per me è stato un vero piacere e l'aver conosciuto finalmente di persona Pietro, Stefano e Valerio ha arricchito ancor di più l'intera esperienza.
Per non tacere del fatto che i presenti all'evento hanno sempre dimostrato rispetto l'uno verso l'altro, confrontandosi anche dopo il match, migliorando il proprio bagaglio d'esperienza davanti ad una bevanda o addirittura durante la pausa pranzo, dove... beh, giudicate voi stessi la qualità del servizio. Ora, la domanda potrebbe sorgere spontanea. Arconte, ma a chi serve questa tipologia di eventi? D'altronde erano solamente in 10 a giocare, non un grande torneo, non credi? Sì, vero, ma allo stesso tempo questo evento ha avuto, almeno per me, un grande valore. Vi racconto la mia esperienza. Essendo io un giocatore attualmente casual, che combatte per divertimento più che per competere, non avere a che fare con molte persone presenti in loco mi ha permesso di chiedere a chi ha più esperienza di me, in totale tranquillità, senza la foga dell'inizio immediato di un nuovo turno di Svizzera, alcune informazioni riguardanti FAB, aprendomi la testa su diversi fattori che prima mi erano sconosciuti. Quindi se siete nuovi del gioco, sicuramente questi piccoli tornei organizzati privatamente potranno non fare altro che tornarvi utili per accrescere la vostra personale conoscenza del gioco, confrontandovi sia attraverso una chiacchierata che proprio durante una partita amichevole con i veterani dell'arena. Quindi, quando arriveranno i prossimi appuntamenti con i tornei organizzati di FAB? Di sicuro vi invito a non perdervi quello più atteso che si terrà in contemporanea al torneo di Keyforge, sempre nello splendido ristorante Arcade & Food di Roma, il 23 e 24 aprile a partire dalle 10 di mattina. In più, per tutti i combattenti provenienti dagli angoli più remoti di Raid, ci sarà per il torneo a disposizione anche un codice dedicato per ogni partecipante, che vi sarà utile per usufruire di una stanza messa a disposizione dall'hotel convenzionato, comunicandolo durante la chiamata per prenotare la vostra presenza. Entrambi li troverete in sovrimpressione. Se inoltre avrete delle date da segnalare, sentitevi liberi di lasciarle in risposta al commento che fisserò in alto, così da tornare utili all'intera community. E voi, avete mai partecipato a qualche torneo organizzato dal vostro centro ludico di fiducia? E quale eroe avete utilizzato? E perché? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.